Sono passati 5 anni esatti da quel terribile naufragio ad appena mezzo miglio da Lampedusa, dove morirono 368 migranti. Sull'isola si commemora quella tragedia. Il corteo ha visto in testa il sindaco. Noi siamo qui come ogni anno, ha detto, ma questa volta il governo non c'è. Lampedusa è scomoda al potere politico. L'anno scorso col Ministero dell'Istruzione avevamo siglato in pompa magna l'accordo sul bando per le scuole. Quest'anno è scomparso, una cosa singolare, ma ci sono gli studenti e i docenti a rappresentare il mondo scolastico. Insieme a loro, in marcia, cittadini, volontari e anche alcuni dei sopravvissuti. I vescovi, nel documento finale sui lavori della sessione autunnale della Conferenza Episcopale Siciliana, hanno ribadito l'accoglienza nella legalità e la prossimità restano vie obbligate della pratica del Vangelo. Pensare a quelle vite, a quelle bare, uno non riesce a dimenticarle, ma graffiano ancora il cuore. Ma questa tristezza continua perché il clima che c'è attorno agli immigrati non è il più favorevole, quindi considerare degli uomini come se fossero delle cose e delle cose inopportune che ti danno fastidio, pensando di poter salvare la propria identità cacciando chi è diverso, questo mi rattrista perché mi fa dire: ma allora quale futuro?